Ultima giornata di fuoco in A2 di calcio a 5, in ballo c'è una salvezza che passi anche dai sanguinosi playout, presente e futuro passano invece dalla gara del Palalagana di Montepiselli, il Messina Futsal ospita le Aquile Molfetta, fanalino di coda del girone, autentico scontro diretto per la permanenza nella seconda categoria nazionale. Uno sguardo alle scelte di coach Battiato che può contare su Colucci e Venuto come portieri, a disposizione Cucinotta, D'Angelo, Puglisi, Coppolino, Mendez, Consolo, Garcia, Piccolo, Figuera e Barbagallo. Dirigono la partita Giuseppe Lamorgese di Roma 2 e Cosimo Di Benedetto di Lamezia Terme, al crono Concetto Fabiano. Possiamo partire allora con la firma del primo tempo, un Messina Futsal che inizia bene. Dopo 3 minuti la transizione offensiva è guidata da Venuto che supera anche il centrocampo, va alla conclusione il collega Spadavecchia, va a deviare al terzo, rischia invece la compagine peloritana perché perde la sfera in una zona sanguinosa, Hernandez mette sul fondo di un niente, minuto 4, Piccolo organizza la manovra allargando su Figuera, lo stop, la conclusione con l'esterno che sibila al palo di Spadavecchia, al sesto ancora Piccolo, va da Garcia, cerca la combinazione con Mendez, si chiude il triangolo ma si divora il gol, il numero 10 sembrava cosa fatta per il vantaggio del Messina Futsal che invece perde ancora la sfera, qui resiste Hernandez che va al tentativo deviato, Venuto reagisce sulla linea, la prende, minuto 11, Figuera va da D'Angelo, alza la mira con l'esterno, minuto 12 è Infantino che invece va a triangolare con il compagno Binetti, chiude in calcio d'angolo, attento ancora Venuto, 17esimo, primo time out decretato al Palalagana, al rientro sul parquet è Garcia che ruba il pallone agli avversari, si invola sulla destra, mette in mezzo, la deviazione di Spadavecchia nella propria porta e 1-0 Messina Futsal, il gol del numero 10 Garcia che sblocca dunque così il risultato. Al 18esimo invece la penetrazione di Piccolo che fa anche il tunnel a Binetti, mette il pallone per Figuera, sembra un rigore in movimento, il suo la mette clamorosamente fuori, poi il calcio di punizione di Infantino, il recupero palla dello stesso Figuera che si invola in contropiede, chiede, ottiene lo scambio col compagno, è D'Angelo che gli mette l'assist giusto, Figuera in spaccata trova il gol del 2-0, ancora festa al Palalagana, il Messina Futsal raddoppia, non rimane a guardare Molfetta che però perde ancora il possesso, la transizione guidata da Piccolo che davanti a Spadavecchia si arrende all'uscita dell'estremo difensore, dall'altra parte Molfetta perde la sfera, allora Consolo prova a involarsi anche lui, però se la fa scippare Infantino, conclusione potente del numero 12 che però finisce al lato, Piccolo guida l'offensiva, scambia col compagno, va alla conclusione al volo, manca di un niente il Trissile, Messina Futsal rischia quando Piccolo recupera ancora una volta la sfera, la mette per Garcia che con questo meraviglioso e sontuoso pallonetto fa 3-0, il gol della doppietta di Garcia, il gol che fa scappare il Messina Futsal nei confronti di Molfetta, potrebbe arrivare il poker di lì a poco perché Coppolino tiene dentro la sfera per D'Angelo sul versante opposto, l'esterno finisce fuori, attacca però Molfetta, Venuto qui ingoia il possesso, può andare al rinvio servendo a destra Figuera che cambia passo, la mette sul versante opposto dove il compagno non trova la deviazione semplice del 4-0, qui invece Consolo regala il possesso a Binetti che scambia con Hernandez e mette dentro il gol del 3-1 che tiene ancora vive le speranze di Molfetta alla fine del primo tempo, infatti finirà di lì a poco la prima parte di gara, il risultato dice Messina Futsal 3 Molfetta 1, da una parte la doppietta di Garcia e il gol di Figuera, dall'altro l'acuto e quello di Binetti. Possiamo partire con il film della ripresa, dopo 3 giri di lancette Venuto mette il pallone a disposizione di Piccolo, il passaggio di prima illuminante per Figuera che prova a battere o comunque prova a mettere dentro il pallone, l'uscita di Spadavecchia però lo va a arginare dall'altra parte, Venuto insiste però la formazione di Aquile Molfetta anche con fortuna, Cassanelli riesce a rimetterla all'indietro dove Binetti, numero 8 sulla maglia e fascia di capitano, trova la doppietta, qui invece perde il possesso perché Garcia si può involare verso la porta, scivola Piccola la conclusione, Spadavecchia la mette in out, il Messina Futsal cerca anche di difendersi ma diventa complicato con Binetti che si inventa un tentativo dalla distanza che si infrange sul palo, ancora calcio d'angolo, ancora palo colpito da Binetti, si salva Venuto che poi mette il pallone per Mendez, l'appoggio di prima su Garcia, conclusione deviata, gol del 4-2, ancora una firma del numero 10 che fa tripletta, Venuto prova a lanciare l'offensiva che potrebbe chiudere anche la partita con Garcia che sterza, mette all'indietro, Nanni Piccolo alza la mira col tiro dal limite, ormai col quinto uomo Aquile Molfetta
porta che rischiano ancora, perdono il possesso, butta giù l'avversario Coppolino che va al tentativo arginato all'estremo difensore improvvisato che poi si guadagna anche un fallo e l'ammonizione di Coppolino, cambia il versante Cassanelli, Fichera porta vuota, non trova l'acuto delle 5-2 che potrebbe far scappare Messina, Futsal invece attacca con la conclusione di Toma, Aquile Molfetta si salva, Nanni Piccolo insieme all'estremo difensore venuto, ancora Toma mette il pallone all'indietro, Binetti ancora a sinistra, Cassanelli per De Gennaro, l'acuto del 4-3 si riporta sul meno 1, Aquile Molfetta poco dopo De Gennaro già ammonito interviene così sul rinvio di Venuto, si becca il secondo giallo e la conseguente espulsione su calcio punizione di Binetti, però a pochissimi istanti dalla fine arriva il gol del 4-4 che sembra proprio una beffa per il Messina Futsal, ma succede di tutto nel finale col palo colpito da Aquile Molfetta, poi il rinvio di Venuto per il tentativo, quello vincente di Consolo che trova il 5-4 che fa esplodere la panchina e il palo alla Ganà e il gol che molto probabilmente sancisce la vittoria della Messina Futsal che rischia ancora perché dalla battuta uno straordinario Binetti colpisce il suo terzo palo di giornata, poi arriva soltanto il fischio finale, il Messina Futsal si giocherà la permanenza in Serie A2 dai playout, battuta per 5-4 Aquile Molfetta, amici di Wii Sport un cordiale saluto e come sempre alla prossima.